Bene, andiamo avanti. In tema proprio di studi clinici, in tema di finanziamenti, questo è l'ultimo progetto di oggi completato da Arisla, è appunto uno studio clinico che è stato finanziato dalla Fondazione, che vede il professor Comi, che chiamerei sul palco, come principal investigator, ed è uno studio che ha valutato l'effetto, l'efficacia degli estratti di cannabis sativa sui sintomi di spasticità in pazienti con malattia del motoneurone. Professore. Grazie, non so come attivare automaticamente. Grazie molte per l'invito e ovviamente sono stato anche molto interessato dalla precedente lettura e concordo in realtà con la positività che il dottor Pompilio ha appena espresso, perché in realtà quello che stiamo facendo, stiamo un po' scomponendo gli elementi patogenetici o patogeneticamente rilevanti, un processo che non abbiamo fatto in passato, siamo andati molto più per serendipiti che per reale approccio analitico e credo che questo sia già un cambiamento tale di approccio che non potrà che portare degli aspetti molto positivi. Ciò di cui io riferirò oggi è qualcosa di molto diverso, ovviamente, anche se non devo negare che nel progettare questo studio clinico avevamo in mente non solo una terapia di natura sintomatica, ma anche una qualche rassicurazione in termini di safety, dato il tipo di patologia, perché il farmaco che abbiamo esplorato ha qualche potenzialità in questa direzione. Il punto di partenza è che la spasticità è un fenomeno, devo dire, peraltro estremamente complesso, ha una serie di elementi che la vengono a determinare, che poi si combinano in modo non del tutto uguale in tutte le diverse patologie che hanno spasticità, e questo è un aspetto che magari vedremo poi durante la discussione, ma che sicuramente ha una rilevanza dal punto di vista della qualità della vita del paziente, anche se pesa diversamente nelle diverse fasi di malattia. Gli aspetti con cui la spasticità interferisce negativamente con la qualità della vita sono molteplici, perché ovviamente interviene in diversi aspetti, interviene influenzando negativamente la debolezza, che è uno degli aspetti fondamentali delle patologie del motoneurone, in quanto costituisce una forma di resistenza all'attività del muscolo agonista, e ovviamente comporta una serie di danni secondari, alcuni di natura parossistica come gli spasmi, ma altri invece legati proprio anche alla fase ad esempio alla fase della giornata, disturbi del sonno in particolare. Quindi è qualcosa che in realtà ha una grande rilevanza. E ovviamente abbiamo alcuni trattamenti antispastici, non è il caso qui di andare in dettaglio su questo, ma siamo certamente alla ricerca di qualcosa di più. Oltretutto manca qualsiasi trial, direi formalmente corretto, in questa direzione. Come mai abbiamo pensato di sposare questo tipo di problema con i cannabinoidi? Beh, innanzitutto perché esistevano delle evidenze che i cannabinoidi esercitano una qualche azione significativamente positiva nell'ambito della spasticità. Questo è stato reso evidente inizialmente da modelli animali, ma poi si è concretizzato anche in una serie di sperimentazioni cliniche su cui torno tra pochissimo. E dall'altra parte i cannabinoidi hanno una distribuzione molto vasta a livello del sistema nervoso centrale, sicuramente possono interferire in modo notevole sulla funzionalità del sistema motorio, ma sicuramente non si limita a questo aspetto alla loro azione. Sappiamo tutti che esistono recettori CB1 e CB2 e che alcuni di questi recettori CB1 in particolare hanno anche delle importanti rilevanze per il sistema immunitario, ad esempio. Quindi un aspetto ancor più interessante, se vogliamo, è perché nelle malattie del motoneurone i sistemi compromessi non sono, per quanto riguarda la componente centrale, soltanto il tratto cortico-spinale, ma in realtà una serie di altri sistemi, vestibolo-spinale, reticolo-spinale, ma anche le proiezioni diffuse dalla corteccia prefrontale
e anche proiezioni dal sistema extrapiramidale sono sicuramente danneggiati, come gli studi patologici hanno ampiamente dimostrato. Quindi un sistema diffuso, un danno diffuso come tutti, che va molto oltre il puro cortico spinale, quindi la possibilità di influenzare in modo molto più globale il sistema risultava decisamente scientificamente attraente. I farmaci sono stati testati, questi farmaci cannabinoidi, sappiamo ovviamente tutti che i cannabinoidi hanno una strada stretta di applicazione perché il profilo di tollerabilità pone dei limiti abbastanza importanti, limiti peraltro che temevamo potessero essere addirittura esacerbati e quindi una restrizione possibile di impiego dato la tipologia di pazienti di cui noi ci occupiamo e ovviamente una serie di altri effetti che qui ho variabilmente riprodotto. Tra questi ce n'è uno però che ci incuriosiva molto e che ci attraeva molto, che è questo effetto di modulazione sul sistema del dolore, perché i nostri pazienti, sappiamo tutti, per tutta una serie di motivi devono fare i conti anche con questo aspetto, e anche qui non vi nascondo che c'era un grosso interesse. La scelta ovviamente si basa sull'unico farmaco che abbiamo a disposizione per il quale esistano delle evidenze forti di potenziale efficacia e soprattutto un farmaco che combina insieme l'azione di due cannabinoidi che proprio grazie al fatto della loro combinazione ci garantiscono di avere un buon rapporto tra potenziali vantaggi e potenziali rischi. Dico questo perché il tetraidrocannabinolo ha un'azione, direi, molto importante di stimolazione dei recettori, soprattutto CB1, e il cannabidiolo tende ad inibire in realtà l'attivazione della componente CB1 che ha a che vedere soprattutto con l'aspetto di sedazione, con gli aspetti cosiddetti ricreativi di questa sostanza. Quindi questo consente di utilizzare il farmaco con una condizione di maggiore tranquillità e sicurezza. Vi ho già detto, lo ripeto, non dimentichiamo che in realtà questi recettori hanno una serie di impatto, sono presenti anche su alcune cellule del sistema immunitario, ad esempio, hanno un impatto potenziale rilevante. Il punto di partenza dal punto di vista dell'esperienza clinica nasce da una serie di studi, ho citato qui le principali sperimentazioni cliniche condotte nella sclerosi multipla e si capisce anche perché sono qua io oggi a parlarvi di questo, perché ovviamente queste cose nascono dalla testa di qualcuno che si trova esposto a esperienze diverse. Infatti avevamo concluso da poco questo studio che è appena stato pubblicato, che è uno studio, in realtà è uno studio non ampio come numero, ma estremamente accurato dal punto di vista metodologico, doppio cieco, crossover, quindi con analisi molteplici di molti aspetti, studio che ha confermato l'efficacia di questo farmaco in un modo oggettivo, perché l'impatto è stato non su una misura soggettiva, come in tutte le sperimentazioni cliniche finora pubblicate che hanno portato all'approvazione di questo farmaco, il primo studio che ha mostrato un'efficacia sulla Ashwell Scale, quindi una misura oggettiva, e questo ovviamente è un elemento che è stato per noi, devo dire, con tutta franchezza, inizialmente di grande positiva sorpresa, perché tutti noi abbiamo sempre pensato che la cecità con questo tipo di farmaco può essere molto relativa e che quindi, tutto sommato, le positività riportate anche in studi importanti potessero essere inquinate. In realtà questo dato è stato un dato veramente interessante, qui ne vedete l'espressione. E anche in termini di efficacia, dimensioni di efficacia sui pazienti e proporzioni di pazienti che potrebbero trarre beneficio dal trattamento. Come vedete, circa 50% dei pazienti circa ha tratto beneficio da questo farmaco, sia dato che uno studio crossover ha consentito di distinguere proprio l'impatto del crossover, l'impatto dell'effetto placebo, e questo è un dato che è veramente indispensabile, soprattutto con questo tipo di farmaci. Il nostro studio non poteva essere che uno studio di fase 2, ovviamente, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, lo studio ha anche previsto una fase di estensione. Io vi parlerò oggi esclusivamente della fase A, dirò qualcosa sulla fase B, ma perché abbiamo da 24 ore iniziato l'analisi e volevo portare un primo elemento, abbiamo visto uno solo, della fase B di estensione e credo che vi interesserà
vedere che cosa sta succedendo. Bene, lo studio aveva una fase iniziale di reclutamento dei malati, dopodiché c'era quella che si chiama la fase di titration, perché ovviamente questo è un farmaco perché va pesato, viene somministrato per via orale, come tutti sappiamo, e va individuata qual è la dose che ha un livello di tollerabilità adeguato per il paziente. Quindi c'è questa fase che dura un paio di settimane, nell'ambito della quale si cerca di trovare qual è l'equilibrio migliore per i pazienti. Dopodiché ci sono 4 settimane di trattamento, ed è la fase in cui il paziente viene esposto a quella che è la dose che è stata in qualche modo selezionata, e successivamente tutti i pazienti, sia chi ha avuto il trattamento vero sin dall'inizio, sia chi all'inizio ha avuto il placebo, tutti i pazienti vanno poi al trattamento vero. Questa seconda fase ha 2 obiettivi fondamentali. Innanzitutto vuole fare un confronto interno al paziente che prima ha avuto il placebo e che adesso viene esposto al trattamento vero, perché questo è un modo indiretto di verificare ciò che si è visto nel testa a testa nello studio prima per gruppi paralleli. E ovviamente il secondo obiettivo è quello di capire se l'uso prolungato di questo farmaco, perché ovviamente non siamo di fronte a una patologia acuta, quindi è fondamentale capire se noi lo possiamo utilizzare in modo prolungato, questo tipo di trattamento, avesse o no delle limitazioni, e ovviamente anche questo dava l'opportunità di capire se l'effetto, qualora eventualmente ci fosse stato, sarebbe stato un effetto persistente. Quindi 2 elementi importanti. Devo dire che anche la fase di estensione dello studio dovrà darci delle risposte importanti, e in qualche modo è quasi una ripetizione di studio. Ora, i criteri di inclusione sono i criteri che vedete qui menzionati, non perdo granché tempo, salvo nel dire che per entrare i pazienti dovevano avere queste evidenze di spasticità in 2 o più segmenti, e il valore doveva essere di almeno 1 per quanto riguarda la scala di Ashworth, credo che tutti la conosciate, quindi non perdiamo granché tempo su questo, e ovviamente questo doveva in qualche modo essere anche percepito dal malato come un elemento negativo. Occorreva ovviamente che il paziente fosse in un trattamento stabile, per quanto potevano essere dei cotrattamenti, cioè dei cointerventi, cioè dei farmaci che pur impattavano sulla spasticità, questi erano consentiti ma non potevano essere variati durante la durata dello studio. E ovviamente si cercava anche di fare in modo che non intervenissero altri fattori, ad esempio un cambiamento dell'approccio fisioterapico, un cambiamento di farmaci che potevano, anche se non avevano primariamente un'azione antispastica, avere qualche effetto di interferenza con la fase di studio. Dico tutto questo perché la metodologia dei trials in questo tipo di patologia è fondamentale. Quando io ho avuto un brivido quando ho visto prima presentare quei risultati su uno studio fatto su 12 pazienti, 8 contro 4 per la durata di 2 settimane, di una tale inimmaginabile stupidità che, prescindendo dalle conseguenze negative a cui ho portato, è veramente inaccettabile neppure sentir parlare di qualcosa di questo genere. Bisogna dire queste cose perché sono veramente folli. Ora, anche qui bisogna chiaramente avere dei criteri di esclusione che ci garantiscano di avere un gruppo il più possibile pulito, il più possibile in grado di dare una risposta a quelle che sono le domande che ci poniamo, e qui abbiamo questi elementi. La scala di Ashworth, come sapete, ha tutta una serie di limitazioni, e comunque anche se è una misura oggettiva, ha un'oggettività relativa, perché ovviamente risulta dalla manipolazione da parte dell'esaminatore, risulta dalla collaborazione da parte del malato. Quindi questo è un elemento di cui dobbiamo assolutamente tenere sempre conto. Abbiamo introdotto una serie di endpoint secondari, perché ovviamente quello che conta in una sperimentazione clinica è che ci sia una coerenza interna dei dati e dei risultati. Uno studio deve essere giudicato positivo non solo se il endpoint primario viene raggiunto come uno si aspetta e spera, ma anche se gli altri elementi sono in qualche modo coerenti, hanno una logica per quanto concerne l'obiettivo che uno si va a proporre. E qui vedete la lista, devo dire abbastanza rilevante. E anche qui un altro punto che credo sia importante, su cui
sia importante attrarre l'attenzione. Anche, scusatemi se è un po' didattico magari quello che dico, però credo che sia opportuno, perché abbiamo tutta questa lista di trials. Ognuno di noi, quando decide di aderire, non deve essere solo spinto dall'idea che fa qualcosa di nuovo, ma deve avere anche la possibilità di cercare di capire quanto rilevante è ciò che si appresta a fare. Da questo punto di vista, l'uso dei cosiddetti patient reported outcomes sta diventando veramente molto rilevante. Tutti noi sappiamo che questi sono dei parametri che hanno una soggettività abbastanza importante, quindi dobbiamo starcene un po' attenti nel loro uso. Tuttavia, credo che in patologie come queste, in patologie del sistema nervoso in particolare, questi parametri che vedono un giudizio espresso dal paziente o dal caregiver o dal physician o dalla combinazione variabile di questi elementi è estremamente importante, perché è un giudizio di fondo sulla globalità dell'impatto che uno va ad avere. Quindi anche qui, con le dovute valutazioni, è un aspetto importante. E ovviamente una serie di elementi di safety molto importanti. Qui vedete che sostanzialmente il processo di randomizzazione, che è quello a cui affidiamo un po' le nostre speranze di poter dire qualcosa su un nuovo intervento, ha funzionato bene per nessuno dei bracci, nonostante il numero di pazienti sia relativamente limitato, una trentina di pazienti per braccio. Vedete che però il processo ha funzionato bene, non c'erano delle sproporzioni per nessuno dei parametri presi in studio, tantomeno per il parametro principale, quindi non abbiamo preoccupazioni di sorta da questo punto di vista. E secondo elemento che caratterizza la qualità dello studio, i pazienti che sono usciti dallo studio a vario titolo è un altro elemento di qualità dello studio. Anche qua un unico paziente è uscito dallo studio, quindi in realtà non abbiamo bias di selezione, i pazienti hanno continuato, hanno fatto il loro studio come dovevano, quindi siamo nelle condizioni ideali per poter trarre qualche conclusione, perché metodologicamente problemi rilevanti non ne abbiamo avuti. E questo è il risultato. Il risultato ha fatto vedere che in realtà i pazienti che hanno avuto il trattamento rispetto ai pazienti che hanno avuto il placebo hanno avuto alla fine del periodo di studio un miglioramento della spasticità che è risultato statisticamente significativo rispetto al gruppo di controlli. Vi devo immediatamente richiamare l'attenzione su un punto però, che questa variazione, questo vantaggio del trattamento che è chiaramente presente, è un vantaggio che è avvenuto per due fenomeni. Il primo fenomeno è un miglioramento della spasticità nel gruppo trattato rispetto al gruppo placebo, ma ha concorso a questo anche un peggioramento della spasticità nel gruppo degli affetti. Ora, questo in sé non dovrebbe essere sorprendente, perché essendo una malattia evolutiva, questo è quello che uno si aspetta di vedere. Non abbiamo dati a sufficienza per poter dire se questa accentuazione che abbiamo osservato va al di là di quella che dovrebbe essere l'accentuazione normale oppure no, tenendo presente che noi per calcolare questo score abbiamo stimato non un distretto, ma tutti i distretti che presentavano un valore uguale o superiore a 1 per quanto riguarda la scala modificata di Hershworth, quindi è già una media di molti distretti, quindi è un parametro molto forte, non è un parametro singolo. Quindi potrebbe essere che in realtà, usando questo tipo di parametro, riusciamo ad essere più sensibili nel cogliere i cambiamenti, e quindi questo potrebbe essere un elemento in più che in futuro ci deve aiutare a riflettere su questa possibilità. Per quanto concerne la coerenza, abbiamo l'Upper Motor Neuron Score e abbiamo l'MRC Score, che sostanzialmente non hanno fatto vedere variazioni significative né l'uno né l'altro, né potevamo aspettarci che fosse così, mentre ci aspettavamo ovviamente che ci fosse un qualche segnale anche per gli altri parametri che dovevano essere influenzati da questo trattamento. Ad esempio un effetto su una riduzione degli spasmi, e non c'è qua una differenza che sia statisticamente significativa, ma è indubbio che c'è stato un trend in favore da questo punto di vista. 2, la qualità del sonno. Noi ci aspettavamo che dovesse migliorare, perché questo voleva dire che erano andate le cose come ci aspettavamo, e devo dire, ancora una volta, non è significativa, perché la P era di 0.07, credo, 0.665, quindi ai limiti, mentre, dato che mi ha molto confortato, è stato l'effetto positivo sul pain, cioè anche il dolore
è risultato influenzato in modo significativo. Terzo elemento di grande soddisfazione è che quando abbiamo chiesto appunto al paziente come globalmente stimava il suo risultato, la risposta la vedete qui, c'è stato un giudizio sostanzialmente migliorativo per quanto concerne il gruppo attivo nella percezione del malato. Quando è stato chiesto di dare una stima globale di come sono andate le cose nel periodo di durata dello studio, il paziente ha stimato che significativamente le cose erano andate meglio in quelli che avevano dato un giudizio della propria condizione essendo stati in trattamento attivo rispetto a quelli che invece avevano avuto il trattamento di controllo. E sia il caregiver che il physician che seguivano il malato hanno dato concordemente un parere positivo. Ancora una volta tutti e due i valori sono fissati ai limiti della significatività, ma non dimentichiamo che parliamo di 29 contro 30 malati, ha già del miracoloso aver visto effetti di questo genere. Non sono cambiate invece chiaramente, come ci aspettavamo, le performance in modo significativo per quanto riguarda la funzione polmonare, per quanto riguarda la ADL in senso generale, quindi qualche trend, ma veramente poco o nulla da questo punto di vista, ma non c'era grande aspettativa. L'altra metà della storia è quella della sicurezza e della tollerabilità di questo intervento, e qui abbiamo ovviamente, come atteso, abbiamo avuto più eventi avversi nel senso di tollerabilità nel gruppo trattato con farmaco attivo che verso placebo, ma tutto sommato non abbiamo avuto interruzioni del trattamento, quindi vuol dire che ovviamente si trattava soprattutto di stati di lieve intontimento, qualche volta di lieve vertigine, di sensazioni di instabilità, nulla che però abbia determinato una situazione maggiore. Non abbiamo avuto eventi avversi di natura grave di nessun genere e di nessun tipo. Qui vedete rappresentati gli elementi che sono, come dire, un timbro di questo farmaco, no? Come dicevo, la sonnolenza, la sensazione, qualche sensazione di astenia e la sensazione di nausea, che sono tutti fenomeni che possiamo avere. Tuttavia la frequenza di questi fenomeni era assolutamente in linea con quella che abbiamo visto nello studio fatto nella sclerosi multipla, quindi non ci ha portato un aggravio ulteriore da questo punto di vista. Quindi la conclusione di questa fase, che è la fase di confronto testa a testa, è che abbiamo per la prima volta un farmaco, con tutte le limitazioni che è uno studio di fase 2 ovviamente, che si propone come interessante per il trattamento della spasticità nei pazienti con malattie del motoneurone, questo tipo di valutazione oggettiva è chiaramente supportata dalla positività della maggior parte degli endpoint che potevano essere secondari, che potevano essere influenzati, e soprattutto dal giudizio positivo da parte dell'ammalato. E terzo elemento molto importante, tutto questo si associa anche a un impatto positivo sul dolore. Come vi ho detto, abbiamo visto stamattina per la prima volta, ieri per la precisione, qualche dato sullo studio di estensione che ha quello che vi ho già detto, e lo studio di estensione va esattamente come io avrei voluto vedere, cioè i pazienti che adesso, avendo avuto nella prima fase il trattamento con la spasticità e che erano peggiorati, come avete visto, adesso che sono andati al trattamento attivo sono migliorati e gli altri hanno continuato ad avere un effetto. Questo a me ha dato veramente, devo dire, grande soddisfazione. Quindi credo che possiamo concludere che ovviamente non è uno studio conclusivo, è uno studio metodologicamente, credo, ben fatto. È uno studio che apre una prospettiva nuova, e mentre aspettiamo di avere soluzioni per quanto concerne la malattia nel suo sviluppo, ovviamente che rimane l'elemento chiave, cominciamo a trarre qualche beneficio. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla lungimiranza di Arisla, è reso possibile anche grazie al supporto che la casa farmaceutica GW ci ha dato, perché ci ha consentito di avere il farmaco gratuitamente. Una persona più di tutte è stata fortemente attiva, motivata, e Nilo Riva, che io ringrazio qui pubblicamente, questo studio ha avuto luogo perché lui ha voluto fare questo studio. Ringrazio tutti quegli altri che hanno partecipato, la Fondazione Maugeri,
la Fondazione Serena Cagranda con il centro di Cristian Lunetta a Niguarda e ovviamente il gruppo di Padova. È uno studio, credo, di cui siamo veramente molto orgogliosi. Grazie per l'attenzione. Professore, grazie, anche noi siamo orgogliosi di aver finanziato questo studio. Come lei può pensare, dallo streaming stanno arrivando tantissime domande. Ora non c'è il tempo per affrontare tutte, però qualcosa le voglio chiedere cercando di riassumere brevemente l'insieme, il corpo delle domande che è stato fatto. Quindi a raffica direi, allora, quando lo studio verrà pubblicato? È stata la prima domanda. Curiosamente. Lo studio viene pubblicato quando il giornale a cui viene mandato lo accetta. Diciamo che dal punto di vista nostro stiamo già scrivendo il lavoro della prima fase, quindi auspicabilmente entro la fine dell'anno il lavoro verrà mandato a un major journal, perché è il primo studio del genere al mondo, e poi ovviamente vedremo cosa ne pensano, perché certo, deve essere sottoposto a giudizio. Bene, seconda domanda più importante, allora ci si chiede subito, possiamo usarlo? È disponibile? Ma come sapete è possibile usarlo, quindi anche qui ovviamente la mia raccomandazione è che venga usato con una certa capacità, proprietà, perché bisogna avere una certa esperienza. Noi ci rendiamo disponibili, e i colleghi di Niguarda, parlo per loro, ma e per i colleghi di Padova, ma credo che anche loro lo siano, per fare un po' di training a quelli che eventualmente lo vogliono usare. Attenzione, perché è un farmaco da usare bene, è un farmaco delicato, quindi c'è il rischio che il paziente abbia un rapporto negativo se viene immediatamente disturbato, se non viene seguito in questa fase di induzione al trattamento. Quindi va usato bene, ma io credo no, Cristian, non credo che ci siano problemi particolari, e credo che ci sia disponibilità da questo punto di vista. Posso dare un giudizio dei pazienti? Il microfono, per favore. Quando è finito lo studio, i pazienti che innegabilmente sia in fase open che poi in fase extension avevano provato il farmaco erano nel problema, perché volevano continuare in qualche modo, perché si sentivano aggravati nel momento in cui hanno dovuto sospendere la sperimentazione. Quindi comunque è un farmaco che va e ancora adesso stanno prendendo in mani esperte. Mani esperte. Sì, non è che bisogna essere dei geni, cioè, però bisogna sapere che ci sono una serie di problemi a cui il paziente va avviato, perché altrimenti si brucia il farmaco. Perfetto. L'ultima domanda, stanno arrivando 100 per adesso. Pazienti con sintomi di spasticità in fase avanzata della patologia, per esempio già ventilati o tracheostomizzati. È possibile utilizzare il farmaco? Allora, uno dei problemi importanti è che c'è un effetto negativo sulla funzione respiratoria, che è modesto, ma che va valutato. Quindi occorre, questo va ogni volta discusso con l'esperto pneumologo in modo da essere certi che non ci sono interferenze negative, ma insomma è molto limitata la controindicazione, però va anche qui, ripeto, usato con un minimo di ancora una volta utilizzato in ambiente controllato. Sì, io credo che l'ho detto e lo dico con molta importanza per quella che è la mia storia personale, credo che anche qui, anche come nella sclerosi multipla, anche nella SLA non è più tempo di un malato gestito da un medico, è un tempo di un malato gestito da un centro. Questa è una storia su cui io insisterò fino alla morte. Sono stato crocifisso dai miei colleghi neurologi quando, da presidente della SI, ho imposto dei criteri di qualifica dei centri, ma continuo a mantenere la mia idea, che era l'idea migliore che ho avuto nella mia vita, perché così si garantisce un trattamento in mani sicure. Perfetto, ecco, approfitto per dire che ci sono molte altre domande, ci prenderemo carico di rispondere puntualmente con l'aiuto degli esperti nei prossimi giorni. Mi faccio garante che tutte le domande che sono state fatte dai pazienti su questa sperimentazione verranno evase nei prossimi giorni puntualmente. Da ultimo, professore, come lei sa, lo studio è stato adottato, c'è stato un soggetto che ci ha creduto e ha voluto aiutare AERISLA nella copertura e finanziamento. Nel particolare c'è una fortunata coincidenza, perché questo soggetto è anche, diciamo, rappresenta la fondazione Viale Mauro ed è anche il presidente di AERISLA in questo momento. Quindi noi usiamo dare una targa ai nostri studi adottati, e appunto qui c'è il
colui il quale ha finanziato il progetto, che è anche presidente di Israel. Quindi chiamo Massimo. Io vorrei chiamare Riva Nilo a prendere la targa, perché la persona che più si merita la targa è Riva, che ha lavorato moltissimo a questo studio. Beh, cosa devo dire? Mi fa molto piacere davvero, anche perché è stato il primo progetto, come ha ricordato Giulio, e sentire poi i risultati di questa trials mi fa veramente piacere, sia da presidente dell'Associazione degli Ammalati, ma devo dire in questo caso non ne parlo mai, da quando faccio il presidente di AISLA, diciamo, ho un po' abbandonato il mio vero amore, che è stata la costituzione della fondazione insieme a Gianluca Vialli nel 2003. Approfitto per fare un po' di pubblicità via streaming anche a tutti i ragazzi che ci seguono. Insomma, abbiamo raccolto più di 3 milioni di euro con quella fondazione, abbiamo quasi interamente destinati alla ricerca sulla SLA, e davvero speriamo che sia un buon inizio davvero per la soluzione del problema. Grazie. Grazie davvero. Complimenti.